trovate a tutti per questo nuovo aggiornamento meteo. L'interminabile periodo di gloria degli anticicloni è tramontato. Ora sull'Europa e sul Mediterraneo dominano le correnti perturbate, come giusto che sia, quando le alte pressioni stesse si spingono molto a nord fino a stuzzicare il vortice polare. L'Atlantico e la Russia agiscono fianco a fianco come alleati, inviando ciascuno il suo contributo ad alimentare una vasta area depressionaria che per diversi giorni ancora terrà in scacco l'intero continente, Italia compresa. Si partirà con un weekend piovoso su gran parte delle nostre regioni, avremo anche nevicate a quote piuttosto basse sulle Alpi, forse a tratti fino in collina sul Piemonte, Piemonte che spera e vede in questo episodio un provvidenziale toccasana, utile ad iniziare a riparare i danni inferti dal prolungato stato di siccità che ancora da quelle parti non si era risolto. Dunque un primo carico di precipitazioni in arrivo nel fine settimana, come dicevamo, poi la coda di un secondo vortice in avvicinamento dalla Spagna ma destinato a perdersi sull'Europa centrale lambirà lunedì le nostre regioni settentrionali, specie quelle nord-occidentali, portando ancora alcune piogge. Intanto un timido rialzo della pressione abbozzerà un intervallo di variabilità con un lieve ma generale rialzo delle temperature al centro-sud e martedì 6 un po' su tutta l'Italia. Tra mercoledì 7 l'immacolata aria nuovamente più umida in transito porterà ad una nuova ricaduta con precipitazioni sparse, ma quello che salta all'occhio è il trasferimento di massimi di pressione legati all'anticiclone anomalo attivo in area scandinava verso ovest, quindi verso l'Islanda e successivamente fin sulla Groenlandia. Questo lascerà spazio al lobo del vortice polare di scendere nella seconda parte della prossima settimana fin sul cuore dell'Europa, portando un generale anche vistoso raffreddamento che in parte, secondo le attuali elaborazioni a nostra disposizione, pare possa estendersi in parte anche all'Italia, specie alle nostre regioni centro-settentrionali. Ma l'Italia, trovandosi al crocevia, al limite tra questa massa d'aria fredda e quella più temperata in arrivo dal basso Atlantico, e dunque posta lungo la fascia principale di contrasto tra le due masse d'aria antagoniste, sperimenterà soprattutto condizioni di tempo perturbato. E non è detto che alla fine della prossima settimana, quindi orientativamente intorno al 10 di dicembre, possano crearsi anche condizioni favorevoli a qualche nevicata fino a quote molto basse, se non addirittura di pianura, sulle nostre regioni settentrionali. Ecco, l'abbiamo buttata lì, ma chi ci conosce sa che quando formuliamo un'ipotesi come questa, piuttosto perentoria, non è detta a caso, ma c'è sempre un perché. Prima di sciogliere la prognosi, però, accontentiamoci di dare uno sguardo riassuntivo sul tempo delle prossime 72 ore, che già ci porta al primo passaggio perturbato, quello di sabato 3 dicembre. Guardate, quasi tutta l'Italia sotto la pioggia. Su Liguria, versante tirrenico, Meridione e Sardegna potremmo avere anche dei temporali. La neve cadrà sulle nostre montagne, anche piuttosto abbondante sulle Alpi, dove la quota media oscillerà tra 700 e 1000 metri, ma come abbiamo detto potrebbe lambire anche le aree collinari in Piemonte, pur se in questo caso si tratterà di spruzzate. Qualche schiarita si potrà avere nel corso della giornata sulla Sicilia e anche lungo i crinali delle Alpi altoatesine. Ovunque soffieranno venti di scirocco, grecali invece in Liguria, mari molto mossi e temperature in lieve rialzo al centro-sud e in Emilia-Romagna. Domenica 4 dicembre ancora nubi e precipitazioni al centro e al nord, precipitazioni che comunque tendono ad indebolirsi, si alza la quota neve sulle Alpi per via dello scirocco, mentre al sud e in Sardegna si apriranno delle schiarite che poi nel pomeriggio interesseranno anche il centro. I venti rimarranno moderati e si disporranno a rotazioni cicloniche, i mari saranno tutti molto mossi, le temperature subiranno una lieve flessione. Infine la tendenza successiva, quella per l'inizio della prossima settimana, con le nubi e anche qualche piovasco lunedì al nord e in Toscana, martedì generale pausa di variabilità, in ogni caso da confermare. Per il momento non c'è altro da aggiungere, comunque continuate a seguirci perché nei prossimi giorni, come avete certamente capito, ne vedremo delle belle. Quindi iscrivetevi al canale, intanto vi saluto, vi auguro buon weekend e vi attendo al prossimo video. A risentirci da Luca Angelini.